Questo memorizzalo anche te, che per me questo è il primo e il secondo lavoro che lui pubblica, è ancora studente, pubblica dei lavori sulla relatività. Accelerazione come la romana la scrive con due N. Sì, guarda, qua non mette l'accento. Richardson l'ottavo. Nono Borra, queste sono cose preziose. È la cosa. Ah, caro Carlo, questo mio viaggio non è a vuoto. Questa è Piazza dei Cavalieri oggi. E questa è la stessa piazza all'inizio del secolo scorso, quando era già sede della Scuola Normale Superiore di Pisa. Voluta da Napoleone su modello dell'École Normale di Parigi, la Normale nacque dall'esigenza di contribuire alla formazione del ceto dirigente dello Stato moderno. La specificità della scuola consisteva sin dalle origini nel fornire ai pochi borsisti, oltre al vitto e all'alloggio, la possibilità di aggiungere al normale corso di studi in comune con gli studenti dell'università una serie di corsi supplementari di tipo seminariale a stretto contatto con i professori. Si era appena conclusa la Prima Guerra Mondiale quando la normale bandiva l'annuale concorso. Di un'asta fissa in un punto, che questo era il punto di partenza del suo tema. Quindi lui se l'era già studiato. Il tema d'ingresso per le classi scientifiche di quell'anno aveva per titolo Caratteri distintivi dei suoni. Era un modulo di stisce nel momento di inserzione che si è incastrato in un estremo ed oscillo. L'estremo libero e concentrato. Vedi, fa scrivere l'equazione, che è la stessa, certo, che scrive nel tema d'ammissione. Certo. Quindi esatto. Questi sono gli studi dell'estate del 18 prima di fare l'esame. Si richiedeva ai candidati di dimostrare una valida preparazione scientifica di livello liceale, ma il tema di uno studente che sostenne l'esame a Roma, cioè nella sua città, risultò essere così incredibilmente ben svolto che la commissione volle incontrare personalmente il suo autore, il cui nome era Enrico Fermi. Così racconta il fisico Emilio Segré, allievo e amico di Fermi, nonché suo biografo. L'esaminatore di Fermi ricevette un saggio in cui, dopo alcune note introduttive, si trova l'equazione differenziale della verga vibrante, risolta per mezzo dello sviluppo in serie di Fourier, dopo aver trovato le autofunzioni e gli autovalori del problema. Tutto il saggio continua ad un livello e con una maestria che avrebbe fatto onore ad un esame di laurea universitaria. L'esaminatore, il professor Pittarelli, naturalmente rimase strabiliato dal compito di Fermi. E alla fine del colloquio disse che nella sua lunga carriera non aveva mai incontrato uno studente come lui, che sarebbe andato molto lontano e sarebbe diventato uno scienziato importante. Così, nell'autunno del 1918, Fermi lasciò Roma e si iscrisse all'università a Pisa.
È difficile stabilire quando Enrico Fermi si sia avvicinato alla fisica per la prima volta. Il paragone con il piccolo Mozart è nel suo caso anche troppo automatico, seppure molti aneddoti sulla sua infanzia sembrino confermarlo. Ricorda ancora Segre a questo proposito. Non so come Fermi scoprì la matematica. È probabile che sia accaduto ascoltando qualche discorso degli amici di suo padre, molti dei quali erano ingegneri. Fermi mi raccontò una volta che uno dei suoi maggiori sforzi intellettuali era stato di capire da sé a 10 anni il significato della frase che l'equazione x quadro più y quadro uguale ad r quadro rappresenta un cerchio. Enrico proveniva da una famiglia della piccola borghesia, insediatasi a Roma per motivi di lavoro ma senza nessun radicamento in città. La famiglia Fermi si stabilì in quei nuovi quartieri costruiti in fretta per ospitare il popolo degli statali che si era trasferito nella capitale del regno dopo il 1870. Il padre Alberto, ispettore delle ferrovie, proveniva da una famiglia di contadini del nord e apparteneva a quella classe di funzionari che andavano consolidando la propria posizione sociale con un'incondizionata fedeltà allo Stato, fatta di culto del dovere, anticlericalismo e conservatorismo politico. La madre di Enrico, Ida De Gattis, maestra elementare di origini pugliesi, condivideva quegli stessi valori. Laura Capon, moglie e biografa di Enrico Fermi, la ricorda così. La devozione completa della signora Fermi per il marito e i figli li teneva uniti. Alla devozione ella mescolava un senso del dovere spinto all'estremo e una integrità inflessibile che i figli ereditarono. Alberto e Ida ebbero 3 figli, nati ad un anno di distanza l'uno dall'altro. La più grande, Maria, era nata nel 1899, seguita da Giulio e da Enrico. I bambini vennero in successione così rapida che la signora Fermi non fu in grado di allevare Giulio ed Enrico e li mandò a balia in campagna. Poiché Enrico sembrava delicato e gracile, i genitori non lo fecero tornare fino all'età di 2 anni e mezzo, fatto che gli veniva rinfacciato dai fratellini tutte le volte che appariva più tonto di loro. Ma evidentemente ad Enrico non piaceva la parte del tonto e ben presto si dovette conquistare il loro affetto. Maria, dall'animo sensibile e amante della poesia, si accorse che Enrico recitava a memoria le ottave dell'Orlando Furioso e teneva il ritmo battendo la mano sulla scrivania. La sensibilità poetica e musicale del bambino Enrico è in contrasto con il futuro atteggiamento di freddezza nei confronti delle discipline che lo scienziato definirà irrazionali. Parlare di qualcosa non direttamente verificabile per lui sarà sempre una perdita di tempo. Tuttavia, non è sempre stato insensibile all'irrazionale che ad un certo punto, in maniera più o meno conscia, deve avere escluso dalla sua vita. A questo proposito Laura Fermi ricorda: a scuola non faceva bene in componimento. Quelle qualità che dovevano diventare pregi della sua prosa scientifica, l'andare diritto alla meta senza divagare, la semplicità dello stile, l'evitare ogni parola non strettamente necessaria, sembravano sintomi di aridità mentale. Una volta, in seconda elementare, doveva scrivere che cosa si fa con il ferro. E poiché ogni mattina passava davanti ad un negozio dall'insegna «Fabbrica di letti in ferro», egli scrisse solo «Col ferro si fanno dei letti». La frase era chiara e precisa, ma la maestra non fu soddisfatta. Più affettuoso ed estroverso e anche meno timido del fratello minore, Giulio era il prediletto della madre e l'eroe della famiglia. Anche Enrico ne subì il fascino e fece di tutto per dimostrargli il suo valore. Il loro rapporto si fece esclusivo nel condividere la precoce curiosità scientifica. Insieme progettarono motori elettrici e costruirono addirittura una pistola che il padre sottrasse loro perché era pericolosa. La morte di Giulio, appena 15enne, durante una banale operazione alla gola, fu un colpo terribile per tutti i membri della famiglia. La madre entrò in uno stato di depressione dal quale non seppe più uscire.
Enrico si sottrasse a qualsiasi dimostrazione di sentimenti e si rinchiuse nel suo dolore. La perdita del fratello, che era anche il suo unico amico, lo spinse a rifugiarsi nello studio solitario delle scienze che proprio con il fratello aveva intrapreso. Mentre l'Europa era devastata dalla Prima Guerra Mondiale, Enrico frequentava il liceo Umberto I. Nei licei italiani, in cui largo spazio avevano le discipline classiche e la retorica di guerra, le scienze invece erano piuttosto trascurate. Così Fermi, bravo in tutte le materie, approfondì le sue conoscenze scientifiche studiando da autodidatta. L'unica amicizia che strinse e che sarà importante per la fisica italiana è con Enrico Persico. Fermi e Persico saranno i primi due professori di fisica teorica in Italia. Così ricorda Persico. Quando lo incontrai la prima volta, aveva 14 anni. Mi accorsi con meraviglia di avere un compagno di scuola non soltanto bravo in scienze, come si diceva, ma anche dotato di un'intelligenza completamente diversa. Prendemmo l'abitudine di fare insieme lunghe passeggiate da un capo all'altro di Roma, parlando di argomenti di ogni genere. In queste conversazioni di adolescenti, Enrico introduceva una precisione di idee e una sicurezza di sé che non cessavano di stupirmi. Una volta gli chiesi che cosa avrebbe fatto se avesse avuto a disposizione una grossa somma da investire in ricerche scientifiche, e lui mi rispose: «Relatività. Esperimenti di relatività». Non posso dire esattamente quando ciò avvenne, ma so per certo che eravamo studenti del liceo e che io non avevo mai sentito parlare di relatività prima di allora. Via via che le loro nozioni di fisica si accrescevano, Persico e Fermi le applicavano a risolvere problemi sperimentali. Riuscirono ad effettuare misure abbastanza precise con mezzi del tutto rudimentali. Misurarono la densità dell'acqua marcia, l'accelerazione di gravità e il valore del campo magnetico terrestre. I due amici tentarono anche di elaborare una teoria che spiegasse in termini matematici lo strano comportamento della trottola che una volta in movimento, anche se colpita, tornava a raddrizzarsi. Anche se i particolari di quei lavori si sono perduti, sembra che Fermi sia riuscito a dare una spiegazione soddisfacente del fenomeno, pur non conoscendo ancora la meccanica razionale. Teoria, calcolo, esperimento, misura. Ecco alcune parole chiave della fisica di Enrico Fermi, sviluppatasi in un serrato scambio tra previsione matematica e verifica empirica. Ai calcoli svolti alla scrivania seguono le misure di laboratorio. Se queste non rispettano le previsioni, si controllano 2, 3, 4 volte. Se l'errore non salta fuori, si controllano i calcoli. E se non basta, si controllano addirittura le teorie. Tutto deve sottomettersi al controllo. Fermi, che nella sua carriera eviterà sempre le idee astratte e non tenterà mai grandi sintesi teoriche, già nei primi anni della sua attività preferiva le questioni concrete verificabili con l'esperienza, nelle quali trasparisse chiaramente il valore della sua ricerca e l'impronta del suo genio. L'ingegnere Amidei, un collega del padre, fu il primo a rendersi pienamente conto delle capacità di Enrico e fu lui a seguirne la crescita scientifica durante gli anni del liceo. Così ricorda Amidei in una lettera. Nel luglio del 1918 il Fermi conseguì la licenza liceale e quindi si trattava di iscriversi all'università. Gli domandai allora se preferiva dedicarsi alle scienze matematiche oppure alla fisica. Trascrivo fedelmente la risposta che mi dette. Ho studiato con passione la matematica perché la considero necessaria allo studio della fisica, alla quale io voglio esclusivamente dedicarmi. Gli domandai allora se le sue cognizioni di fisica fossero altrettanto vaste e profonde come quelle che aveva in matematica e mi rispose: «Sono molto più vaste e altrettanto profonde, perché ho letto tutti i più rinomati libri di fisica». Quando mi restituì un libro sul calcolo infinitesimale di Ulisse Dini, io gli dissi che poteva tenerlo, ma ricevetti questa risposta: «Grazie, non mi occorre, perché sono certo di ricordarmelo. Anzi, trascorso qualche anno, vedrò ancora più chiaramente i concetti in esso contenuti».
Amidei riuscì nel non facile compito di convincere i genitori di Enrico, ancora scossi dalla perdita di Giulio, a lasciargli tentare il concorso per la normale di Pisa. In questa lettera all'amico Persico, Fermi si rallegra di aver letto l'immenso trattato del Ciolson. Caro Persico, la lettura del Ciolson procede rapidamente e prevedo che tra 3 o 4 giorni sarà finita. È uno studio che sono molto contento di aver fatto, perché ha approfondito molto le cognizioni di fisica che già avevo e mi ha insegnato molte cose di cui non avevo nemmeno un'idea. Con queste basi credo che potrò concorrere a Pisa con una certa probabilità di riuscita. Se puoi accettare, che pensarum? Così, nel dicembre del 1918, Fermi, appena 17enne, entrò alla scuola normale e iniziò a frequentare i corsi del biennio per la classe scientifica. Queste sono le impressioni che scrive al suo amico Persico. Carissimo amico, mi vado ora a poco adattando al nuovo ambiente, ma ti debbo confessare che i primi giorni della nuova vita li ho passati un po' malinconici. Ora però tutto è passato e ho ripreso il sopravvento su di me. Fammi avere frequentemente tue notizie, che mi saranno graditissime. Come vanno i tuoi studi? E la componente orizzontale del magnetismo terrestre? Chiudo la cartolina, perché debbo andare alla lezione di calcolo. Direttore dell'Istituto di Fisica e titolare della Cattedra di Fisica Sperimentale era Luigi Puccianti, che in passato aveva condotto interessanti ricerche di spettroscopia, ma che era tutt'altro che aggiornato sulle nuove teorie atomiche. Puccianti, conscio di avere poco da insegnare al giovane studente romano, chiese a Fermi lezioni di fisica teorica. Fermi, che nel frattempo aveva studiato a fondo Atombau und Spektralinien, il testo sacro della meccanica quantistica, già nel 1920, a soli 19 anni, era considerato dal mondo accademico pisano l'autorità indiscussa sulla teoria quantistica di Bohr-Sommerfeld. Caro Enrico, all'Istituto Fisico sto a poco diventando l'autorità più influente. Anzi, uno di questi giorni dovrò tenere davanti a diversi magnati una conferenza sulla teoria dei quanti, di cui sono sempre un sostenitore. A Pisa, piccola città universitaria con pochi studenti a causa della guerra, Fermi incontrò Franco Rasetti e Nello Carrara, studenti suoi coetanei coi quali condivideva studio e tempo libero. L'amicizia con Rasetti fu la prima cosa veramente nuova nella nuova vita di Enrico. Franco Rasetti, che proveniva da una famiglia della borghesia agraria residente da tempo a Pisa, al contrario di Enrico, aveva ricevuto un'educazione cosmopolita. Amava l'arte, la musica, conosceva le letterature straniere. Da bambino, imitando la madre Adele, allieva prediletta del pittore Giovanni Fattori, imparò a disegnare insetti, pesci, fossili, appassionandosi alla biologia a cui tornerà molti anni dopo, quando abbandonerà Fermi e la fisica, rifiutandosi di partecipare alla costruzione della bomba atomica. Il giovane Rasetti scelse di studiare fisica perché era la materia che più gli risultava difficile e mentre continuava ad interessarsi di botanica, zoologia e entomologia, divenne anche un grande fisico sperimentale, maestro nel mettere a punto quegli esperimenti sul nucleo e sui neutroni che si condurranno negli anni 30 all'Istituto di Fisica di Via Panisperna a Roma. Fanatico della montagna, Rasetti trasmise ai suoi compagni quella passione. Così la domenica i 3 studenti, lasciati i loro libri, ingaggiavano vere e proprie gare di resistenza sui sentieri delle Alpi Apuane. La voglia di prevalere sul piano fisico racchiudeva qualcosa di simbolico. Staccare gli altri per raggiungere per primo la vetta rimarrà un'abitudine anche del Fermi maturo, che sembra avere irritato non poco la giovane Laura Capon, che diventerà sua moglie nel 1927. Diceva di essere fatto tutto di pezzi fuori serie. Le sue gambe si stancavano meno, i suoi occhi vedevano più lontano, i suoi muscoli erano più forti e più elastici di quelli degli altri. Una volta gli chiesi per punzecchiarlo: «E il suo cervello? Anche quello è fuori serie?»
ma su questo punto non aveva nulla da dire. Le proprie capacità intellettuali erano un dono della natura e ne andava meno fiero delle proprie abilità fisiche. Tuttavia, uno dei suoi passatempi preferiti consisteva nel classificare le persone secondo la loro intelligenza. L'amore per le classificazioni aveva radici profonde in Fermi e l'ho sentito mettere amici e conoscenti in ordine di altezza, di forza, di ricchezza e perfino di attrattiva. Un giorno facemmo una gita sulla Coane. Si arriva a fare a Resceto, si chiamava il paesino, dove c'era una guida del touring che ci dava la chiave del rifugio Aronte. Allora, dopo aver cenato, mi ricordo che Rasetti fece il calcolo delle calorie che c'erano nella soprassata. Non eravamo ben attrezzati. Insomma, per ripararsi la notte ci infilammo uno accanto all'altro, vestiti, in una scatolona di legno che era in questa baracca. E mi ricordo che durante la notte, nelle prime ore, fummo svegliati da un urlo che Rasetti battezzò l'urlo dell'ircocente. Sempre fatto, venuto fatto di dire quando si parla di quell'epoca, insomma, eravamo bravi, anche noi, ma Fermi era un altro livello, insomma, sopra gli altri come Aquila vola, il fatto di dire. Lo studente Enrico, così diligente e disciplinato per tutti gli anni del liceo, a Pisa, lontano dalla famiglia, sembra anche vivere il suo momento trasgressivo. Con Rasetti fonda una società antiprossimo, il cui scopo è quello di beffare gli altri goliardi nell'ennesima gara di arguzia. I loro scherzi consistevano nel mettere lucchetti alle asole dei cappotti, come nel buttare bombe puzzolenti durante le lezioni, e venivano concepiti con uno spirito a metà tra il velleitarismo incendiario dei futuristi e l'innocuo marameo di un Gian Burrasca. Naturalmente, il rispetto dell'autorità non veniva messo in discussione e la sua percezione di appartenere ad una classe privilegiata era netta in un paese in cui aumentava l'insicurezza sociale e che di lì a poco sarebbe caduto nella dittatura. Al di là di un generico senso della giustizia, Fermi già dai tempi dell'università escluse dalla propria vita la considerazione degli eventi dal punto di vista politico, in quanto avrebbe potuto non coincidere esattamente con il solo punto di vista che a lui premeva, quello della fisica. Caro Enrico, qui siamo in pieno sciopero generale e tumulti. Ieri sera ci sono stati 6 o 7 feriti e si temono disordini anche per oggi. Le comunicazioni con le città vicine sono interrotte, così credo che questa cartolina tarderà un po' ad arrivarti. Saluti affettuosi ed ossequi ai tuoi. Durante i primi 2 anni di università, Fermi aveva sistematizzato le proprie conoscenze di fisica facendo una sintesi dei principali lavori di meccanica analitica, teoria elettronica della materia, relatività sia ristretta che generale, radioattività, teoria cinetica dei gas. Alla fine del biennio, Fermi decise di iniziare quel lavoro sperimentale che poi sfocerà nella sua tesi di laurea. Con i suoi compagni ebbe accesso al piccolo laboratorio di Piazza Torricelli, dove creò un'equipe scientifica che ricorda molto da vicino quella che 10 anni dopo, in condizioni senz'altro più favorevoli, si formerà in via Panisperna a Roma. Così scrive Fermi a Persico in una lettera del 1920. Caro amico, ho già iniziato il mio lavoro sulla cristallografia Rengen. Il primo problema da affrontare è stato quello di proteggere me e i miei collaboratori dall'azione dei raggi X. Questo è ciò che ricorda Rasetti. Puccianti ci concesse di utilizzare in ogni momento i laboratori di ricerca, la biblioteca e gli armadi degli strumenti per qualsiasi esperimento. Carrara ed io riconoscevamo l'immensa superiorità di Fermi e ci rivolgevamo a lui anziché ai professori per istruzioni e consigli.
Nel luglio del 1922 Fermi discusse una tesi sulla diffrazione dei raggi X su cristalli curvi e sulle immagini della struttura atomica che si possono ottenere con questo metodo. La madre di Rasetti, Adele, racconta: andai con gli amici ad assistere all'esame di laurea di Fermi. Mi aspettavo una scena insolita e piacevolmente drammatica. Gli 11 professori erano seduti ad un lungo tavolo. Enrico Fermi, davanti a loro, in piedi, spiegava la sua tesi. Gli esaminatori erano pieni di dignità, ma io osservai bene l'aspetto della loro faccia professorale. Esprimeva stupore, o noia, o sonnolenza, o meraviglia. Nonostante in pochi capissero di cosa il candidato stesse parlando, le campane dell'università risuonarono come al solito, mentre Fermi riceveva la sua laurea magna cum laude. Così Rasetti racconta: dato che a quell'epoca Fermi aveva già pubblicato alcune importanti relazioni teoriche, ci si domanderà perché non abbia presentato una tesi teorica. Occorre spiegare che a quell'epoca in Italia la fisica teorica non era riconosciuta e una tesi in questa materia avrebbe scandalizzato almeno i docenti più anziani. Caro Persico, in questi giorni ho parecchio da fare per la mia tesi, che tra parentesi è venuta una porcheria delle più solenni. Oltre a ciò, mi sono dato anche a considerazioni teorico-quantistiche. Il concetto fondamentale di queste ricerche è di considerare come un unico sistema l'atomo e il campo elettromagnetico in cui esso è immerso. A Pisa Fermi realizzò i suoi primi lavori teorici. Nel 1922 scrisse un importante lavoro di relatività generale dal titolo Sopra i fenomeni che avvengono in vicinanza di una linea oraria, imponendosi per la prima volta all'attenzione della comunità scientifica internazionale. Così, mentre preparava una tesi sperimentale per lui di scarso interesse, ma più in linea con la consuetudine accademica, Fermi iniziava ad assumere su di sé quella che diverrà la sua missione, ovvero convertire gli infedeli alle teorie della relatività e della meccanica quantistica e creare una scuola italiana di fisici teorici. Caro Persico, i filosofi se la sono molto presa con me, perché, dato che le basi della teoria della relatività, oltre che fisiche, sono anche logiche, sarebbe bene mettersi un po' al corrente dei risultati che questa logica ha raggiunti. Sono parole testuali, ma finché non picchiano, non mi fanno paura. Tuttavia, la fama della teoria della relatività in quegli anni era al suo apice. Così Rasetti racconta: in società le persone parlavano della relatività senza saperne o capirne assolutamente niente. Era un soggetto popolare. Mi ricordo che a Pisa, poteva essere il 1921, venne un oratore tedesco a parlare di relatività e a mostrare un film. Per l'enorme interesse che questo argomento suscitava, il discorso fu tenuto nel teatro dell'Opera Cittadino, il Teatro Verdi, e gli spettatori furono più di 1000. Nel 1923 venne tradotto in italiano il libro del fisico tedesco August Kopff sulla relatività einsteiniana, e a varie celebrità, sia italiane che straniere, fu chiesto di esprimersi sull'argomento. Uno dei saggi è del neolaureato dottor Enrico Fermi, che, come sua abitudine, si sottrae al dibattito filosofico e pone invece l'attenzione sulle conseguenze applicative della teoria. E Fermi è l'unico che intuisce i possibili scenari futuri non del tutto tranquillizzanti. La teoria della relatività, oltre a darci una interpretazione chiara delle relazioni tra spazio e tempo, sarà forse, in un prossimo avvenire, destinata a essere la chiave di volta per la risoluzione del problema della struttura della materia, l'ultimo e più arduo problema della fisica. La relazione tra massa ed energia ci porta senz'altro a delle cifre grandiose. Per esempio,
Se si riuscisse a mettere in libertà l'energia contenuta in un grammo di materia, si otterrebbe un'energia maggiore di quella sviluppata in 3 anni di lavoro ininterrotto da un motore di 1000 cavalli. Inutili i commenti. Si dirà con ragione che non appare possibile che almeno in un prossimo avvenire si trovi il modo di metterla in libertà, cosa del resto auspicabile, perché l'esplosione di una così spaventosa quantità di energia avrebbe come primo effetto di ridurre in pezzi il fisico che avesse la disgrazia di trovare il modo di produrla. Rimpianto per la perdita di uno scienziato di così alto valore, il cui nome va affiancato a quello di Galileo e di Newton, è stato universale. Ma al rimpianto si insinua una sottile inquietudine. Egli ha contribuito alla ideazione e alla realizzazione della bomba atomica che avrebbe potuto essere usata contro il suo stesso paese. Da alcuni indizi, perché l'ho già detto, insomma, l'ho visto molto poco, che poi avesse anche in fondo delle paure e delle ansietà. Mia madre raccontava che, però non mi ricordo in che epoca, ma credo prima dell'università, che questo fratello Enrico le aveva raccontato che aveva avuto un'intuizione poetica talmente forte da averle fatto paura e di aver deciso di non farne niente. E questo, dal mio punto di vista, è una cosa estremamente interessante. Perché l'intuizione poetica lo spaventa? Beh, uno, perché viene a contatto veramente con il profondo di se stesso. È possibile stabilire quanto un luogo abbia influito su una persona? Si può valutare l'impatto di una vita sulla storia? Chi può calcolare gli effetti delle proprie azioni? Cosa sarebbe successo se Enrico Fermi avesse seguito la sua intuizione poetica? Si sarebbe liberata un'immensa quantità di energia interiore in un abbraccio universale? Fermi, lasciata Pisa, la città della sua formazione, attraverserà molti dei luoghi cruciali della fisica del Novecento, lasciando ovunque il segno del suo passaggio. Ma tra le altre cose ci ha lasciato un'immagine che credo rappresenti lo scienziato nella nostra realtà contemporanea. Un uomo, illuminato dal riverbero della prima esplosione nucleare nel deserto del Nuovo Messico. Con calma lascia cadere dei pezzettini di carta davanti a sé. Osserva lo spostamento d'aria. Calcola, con buona approssimazione, quanta energia è riuscita finalmente a sfuggire all'eterno controllo della materia.